voglio andare subito a Brescia perché vedo che è arrivata la vice sindaca di Brescia, Laura Cappelletti. Sono molto contenta di averla qui con noi oggi, non solo per dirle, Laura, che le siamo tanto vicini. Sappiamo che Brescia, come Bergamo, sta soffrendo particolarmente. Capiamo che per la vostra comunità, che è una comunità comunque molto forte, io conosco tanti bresciani, so che sono persone, come dire, molto molto combattive, però certo penso sia dura, ma anche per chiederle qual è la situazione, anche perché lei, se ho capito bene, c'è anche una situazione particolare, perché non solo è vice sindaca, ma anche un marito medico che in questa fase è in prima linea, come tanti medici italiani. Allora, innanzitutto ha ragione lei, i bresciani sono molto combattivi, ma siamo davvero, davvero in grandissima difficoltà, soprattutto perché per noi l'inversione della situazione non è ancora avvenuta, noi siamo stabili ancora da qualche giorno e allora se penso che in città ci sono quasi 5.000 contagi, ci sono 812 morti, sono persone, sono storie, sono comunità, per noi è un livello di sofferenza elevatissimo. Brescia risponde, la nostra sanità, le nostre strutture ospedaliere stanno lavorando benissimo, i bresciani hanno capito che bisogna stare in casa, che bisogna andare in ospedale solo quando è necessario, perché l'ospedale deve essere per i casi più gravi, deve essere libere se possibile le rianimazioni. Però ascoltavo prima, per noi tutti quei contagi nelle case, chi fa il nostro mestiere, chi è un amministratore, ha una rete di relazioni e di rapporti che ci permette di reggere cosa sta succedendo. Noi abbiamo casi, contagi, persone ammalate, anche molto ammalate, che sono e restano nelle case e sono tantissime, tantissime. Voi non avete idea di quante siano, perché ognuno di noi ha relazioni e sa che sono in casa, sono a casa. E allora anche lì la Regione Lombardia deve parlare con quel pezzo di territorio sanitario. È molto importante spiegare come si devono comportare, ma come dovremo anche uscire dalla situazione. Perché chi potrà uscire poi di queste persone? Loro se lo domandano in continuazione, cioè chi sta male chiuso in casa, ha la febbre, ha la tosse e ha paura di andare in ospedale. Guardi, ha bisogno, Laura, anche di sapere che può essere curato. È un tema che qui secondo me si stanno ponendo. Si cura da sola. L'altro giorno il Galli... ma qui siamo in pandemia da settimane. No, ma ha perfettamente ragione, nel senso che io credo che davvero questo sia un grandissimo tema, perché mentre nel resto d'Italia chi ha dei sintomi anche lievi può essere visitato, può andare in ospedale, nelle zone come Brescia e Bergamo le persone rimangono a casa, punto, nessuno se ne occupa, quindi avere una gestione più vicina ai malati, alle famiglie anche, è una cosa fondamentale. Credo che Galli siano un po' di giorni che dica insistentemente che bisogna trovare un sistema, un'organizzazione quasi militare per stare vicino anche a chi è isolato in casa, quindi ha perfettamente ragione, capisco il problema e tra l'altro appunto... Anche perché voglio... i medici... Prego. Gli dicevo, anche i medici di base sono medici assolutamente esposti, tantissimi di loro curano i pazienti da casa perché sono positivi, perché sono ammalati, cioè è davvero molto molto complicata e noi queste persone dobbiamo dare delle risposte che sono di carattere sanitario, perché l'amministrazione si può occupare dell'ascolto telefonico a supporto, può portare con i volontari come stiamo facendo il cibo a casa, soprattutto gli anziani, perché il tema è quello di isolare in particolare gli anziani per tutelarli il più possibile. E questo è molto complicato. Senta, quando Laura, comincia ad avere i figli dica, malati che dica non li esattamente portare. I miei microfoni cosa vuole dalla Regione Lombardia, cosa vuole dal governo. Cioè lanci un appello, noi ce ne facciamo carico, perché capisco che è davvero durissima così. Allora, l'appello è che noi siamo giustamente molto concentrati sulla sanità intesa strutture ospedaliere, perché lì è la nostra ancora di salvezza e lì è la sopravvivenza delle persone. Ma tante persone oggi sono ammalate in casa, devono sapere che cosa hanno, come devono curarsi e come sopravvivere. Perché non devono arrivare in ospedale se non è necessario, ma hanno bisogno di essere seguite. Allora la Lombardia si occupi anche della sanità del territorio, non solo quella ospedaliera, che è la prima,
Ma noi ormai siamo in questa condizione da tante settimane e la testa su questo tema non mi si può dire stiamo pensando, bisognava pensare già da qualche settimana, non da oggi. Cioè, mi sembra è un appello, che... cioè, qui nessuno vuole fare sindaco, mi sembra di capire che lei vorrebbe... abbiamo bisogno di quello. Lei vorrebbe sostanzialmente ampliare la rete dei medici di base, cosa molto difficile in questo momento da fare, però vorrebbe un'assistenza sanitaria, magari telefonica, più diffusa per il caso Brescia, ed è una delle cose che forse da ieri in Regione Lombardia hanno cominciato a fare. Ma non solo telefonica, io chiedo anche, anche bisogno di, le persone, sa cosa ci chiedono i bresciani che contattiamo in mille modi sui social, i telefoni, ci chiedono di capire. Ma perché non facciamo i tamponi? Certo. Perché? Perché in altre regioni li fanno? Perché lì ci sono meno contagi? Quello non è compito mio, è compito della sanità dare delle indicazioni precise. C'è bisogno cioè, o non c'è bisogno? La rete dei medici di base è inadeguata. Qui la gente crepa e ha paura di crepare a casa. Ha perfettamente ragione, guardi. Ha paura di crepare a casa. Allora.